Domani si scende in campo per un grande motivo. Attraverso il gioco è possibile fare solidarietà e lo si fa anche in modo concreto. Io penso che quando si fa questa miscela di sport, di arte, ma soprattutto di solidarietà, noi stiamo cercando di dare, anzi di sensibilizzare la gente a queste tematiche che sono molto molto particolari, sai. Attualmente la gente è molto più concentrata su altre cose che su queste cose che sono davvero molto molto importanti. Lancia il tuo slogan affinché domani sera siano tutti al Campo Volpe. Ragazzi, domani sera noi saremo lì e ci scambieremo tanta tanta solidarietà, e noi vi vogliamo con noi perché è realmente molto molto importante questa manifestazione Marco tra gli angeli. Oh, mi raccomando, venite perché così ci divertiamo. Ciao ragazzi. Per un'associazione come appunto quella intitolata Marco Iaculli, mettere in campo delle iniziative di solidarietà sicuramente non è semplice, perché bisogna creare una vera e propria rete solidale e innanzitutto anche un po' una piccola cronistoria dell'associazione. L'associazione Marco Iaculli nasce circa 13 anni fa, nasce con il nome, lei già l'ha già detto, con il nome di Marco Iaculli, mio figlio. Lui non ce l'ha fatta perché purtroppo un linfoma non Hodgkin l'ha portato via. Da 13 anni l'associazione porta il suo nome e porta avanti tanti progetti dedicati ai bambini affetti da tumore. Quindi sono 13 anni di eventi e sono 13 anni che noi cerchiamo di aiutare i bambini verso il viaggio della speranza, che li porta purtroppo molto spesso ad andare fuori regioni per le cure chemioterapiche e radioterapiche. E tanti sono stati gli eventi. Qui dobbiamo ringraziare gli organizzatori che hanno voluto fortemente questo evento e devolvere il ricavato all'associazione Marco Iaculli, che ogni giorno si muove a 360 gradi per i nostri bambini purtroppo che si trovano nelle corsie di ospedale. Qual è il limite che vi siete dati? Cioè, quanto pensate di voler raccogliere in modo tale anche da sollecitare i nostri telespettatori ad essere presenti domani sera? Non c'è un limite, guardi. Io dico sempre che non è quanto si raccoglie, ma è quanto si raccoglie nella sensibilità dell'essere umano, nel raccogliere nel cuore delle persone per domani sera, ad essere lì presenti e ad ascoltare, a vedere quanta gente come Gabriele e come tanti artisti che domani sera saranno lì per la solidarietà, per questi bimbi che lottano purtroppo per mali insomma oncologici. Quindi non ci siamo dati un limite, ma io credo sempre e credo molto il limite del cuore, è il cuore quello che porta le persone domani sera.